iniziamo per davvero allora. Può per favore mettere il primo pezzo di slide, Sandro Vanettini. Queste che sono io, queste sono diciamo una sezione, uno slot dove parliamo delle buone pratiche del territorio in termini di cultura statistica. Cultura statistica è un tema che qualche anno fa era poco in voga, ora invece credo che abbiate avuto la possibilità di sentire la relazione introduttiva del Presidente, dove viene messo in evidenza il ruolo cruciale che proprio la statistica, lo sviluppo della cultura statistica sul territorio. Questo slot cercheremo di esaminare alcune iniziative e alcune proposte del territorio proprio in questa ottica. La prima relazione la farò io di inquadramento della questione generale, poi ci saranno due esemplificazioni pratiche, una da parte di Francesca Paradisi, l'altra da parte di Silvia Davalle, e insieme a Francesca e a Silvia trarremo alcune conclusioni barra proposte operative coerenti con questa linea di attività. Qualche premessa, qualche contestualizzazione sullo svolgimento della promozione della cultura statistica in ambito Istat. Rientra a pieno titolo nell'ambito della missione dell'Istituto, avete sentito ancora la relazione introduttiva del Presidente, la competenza sta proprio nella direzione centrale per lo sviluppo dell'informazione della cultura statistica, ma anche le sedi territoriali si operano per promuovere e sviluppare la cultura statistica sul territorio. La funzione di raccordo, di integrazione centro-periferia-centro è effettuata da parte delle reti per lo sviluppo della cultura statistica dell'Istat, che è un sistema coordinato centro-periferia. Io sono co-coordinatore di questa rete per lo sviluppo della cultura statistica e vi presenteremo iniziative di uno dei nodi della rete stessa, che è quello del nodo del Centro Italia, diciamo. Cultura statistica implica la necessità di dover parlare della questione relativa alla rilevanza dell'informazione statistica. E ancora, non casualmente, ne ha parlato il Presidente nella sua relazione di introduzione. No, vabbè, rimango qui, grazie. Perfetto, grazie. Questo impone la necessità di tenere sotto controllo le due componenti della rilevanza: l'offerta, ma in particolar modo la domanda di informazione statistica, e cultura statistica è proprio sviluppo della domanda, il che impone un cambiamento di prospettiva, un cambiamento di passo, se vogliamo, in termini di fidelizzazione degli utenti, in termini di specializzazione delle richieste. Da questo punto di vista vi presento, per un inquadramento concettuale della questione, la piramide dei fabbisogni dell'utenza, laddove nella parte sinistra sono rappresentati i diversi utenti possibili dell'informazione statistica, da un'utenza basica, utilizzatore non abituale, fino all'utenza VIP, rappresentata dai ricercatori oppure dai key users, gli utenti specializzati, e quello che chiedono le relative richieste, nonché la piramide dell'informazione statistica che corrisponde alla quantità delle loro richieste, ma anche, andando nella piramide dal basso verso l'alto, dalla densità delle informazioni statistiche che loro stessi richiedono. E allora la cultura statistica, diciamo, lo sviluppo della domanda di informazione statistica può essere inquadrata come, diciamo, raggiunto un certo livello di domanda, attivare tutte quelle azioni per cui sia possibile spostarsi in orizzontale e in verticale verso questa piattaforma, quindi
procedere nel senso della fidelizzazione, per esempio, di un utente che ci richiede l'indice dei prezzi, fare in modo che questo si fidelizzi anche nel chiederci l'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, per esempio, o che comunque gli utenti in qualche modo vadano poi a specializzare le loro richieste. E allora come si può fare questo? Quali sono le possibili azioni? Beh, le vediamo. E lo vedremo con particolare riferimento agli adulti, ma l'importante è che queste azioni siano coordinate, sistematiche, che siano sostenibili, standardizzabili, replicabili sul territorio e che si basino proprio su alcuni degli elementi cui faceva riferimento il Presidente nella sua relazione di introduzione, tra i quali per esempio un'attenzione alla qualità, la promozione della cultura nel metadato, la promozione del paradigma della ricerca e quant'altro. A questo proposito, gli assi condivisi centro-periferia dello sviluppo della cultura statistica prevedono un nuovo framework concettuale basato su quattro punti. I quattro assi riguardano: uno, la statistica nelle discipline curricolari, ma poi anche la gamification, l'utilizzo della cassetta degli attrezzi e un intervento multidimensionale sugli adulti. La statistica nelle discipline curricolari, paradossalmente forse, è la serie di iniziative, tra virgolette, più semplici da portare avanti. Non perché non sia complessa la tipologia di attività, quanto per il fatto che, inserendosi nell'ambito di un percorso formalizzato, che è il percorso formale degli studi, è possibile identificare bene quali sono i target e in qualche modo contattarli. Alcune peculiarità sugli studenti e sugli insegnanti. Sugli studenti, è importante svolgere tutta una serie di iniziative, ma è condivisa la necessità di non sostituirsi rispetto agli insegnanti, non sovrapporsi agli insegnanti, perché l'idea è quella che il nostro ruolo, il ruolo di coloro che svolgono azioni di sviluppo della cultura statistica, è un ruolo diverso. Stessa cosa vale per ciò che concerne gli insegnanti. Sugli insegnanti non è scopo dello sviluppo della cultura statistica non è insegnar loro come si insegna statistica, ma fornire loro tutta una serie di strumenti per poter loro accedere ai dati, per poter loro sviluppare per loro e per i propri studenti il senso critico, per poter proprio avere poi un'efficacia maggiore nei loro insegnamenti, nelle loro azioni verso i ragazzi. Altro asse importantissimo è quello della gamification in crescita, in forte crescita, laddove l'idea in questo caso è quello di utilizzare un canale, specialmente per i giovani, esterno rispetto a quello scolastico, quindi un canale di loro interesse che parli il loro linguaggio e che stimoli un comportamento attivo e misurabile, cercando di muoversi attraverso gli elementi che caratterizzano questa particolare linea d'attività, tra cui impostazione accattivante dell'ambiente, degli elementi di gioco basati proprio anche su un sistema di competizioni, di combattimenti, di gioco di ruolo, di tattiche, di strategie, quindi tutto quello che è vicino al linguaggio dei giovani, ma per poter veicolare loro il messaggio che ci interessa. Il terzo asse è quello della cassetta degli attrezzi, cioè prendere insieme tutto il materiale che già esiste sullo sviluppo della cultura statistica, ce n'è una quantità infinita, ma quello su cui stiamo lavorando è la razionalizzazione, la catalogazione e la loro rimessa a disposizione per target di utenti, quindi in maniera razionale, in maniera equilibrata, a seconda delle diverse esigenze. L'ultimo asse, quello su cui mi soffermerò di più e su cui vediamo le due esemplificazioni pratiche, riguardano la statistica agli interessi degli adulti. È il target più difficile per la complessità nel contatto, per l'aver già, diciamo, dei ragionamenti sviluppati, per l'estrema eterogeneità.
Ecco allora che la letteratura internazionale richiede una segmentazione di questi target a seconda della tipologia in diversi gruppi, una segmentazione che non necessariamente è esaustiva, possono esserci anche delle sovrapposizioni, ma fondamentalmente i possibili gruppi che possiamo evidenziare sono i decision makers, gli opinion leaders, i rispondenti, i ricercatori e pubblico generalista. Possiamo anche cambiarle queste definizioni, possiamo anche utilizzare altri gruppi, ma il senso è quello di svolgere azioni specifiche per ciascuna tipologia di target. I decision makers chi sono? Beh, sappiamo bene chi sono gli amministratori, decisori pubblici e privati e quant'altro. L'idea è quello di fornire loro servizi e strumenti a supporto delle loro decisioni, cioè fare in modo che la strada che scelgono sia una strada non scelta casualmente, ma guidata dai dati, guidata da scelte che fanno avendo a disposizione i dati, scelte quindi consapevoli e razionali, basate anche su ragionamento di tipo statistico. Secondo target, gli opinion leaders. Gli opinion leaders, chi sono? Sono giornalisti, esperti dell'Accademia. Professori universitari, gli influencer, vari canali YouTube e quant'altro, sono quelli che hanno già intrapreso una direzione e gli altri, come formichine, in qualche modo li seguono, sono i follower. Beh, in questo caso l'idea è quella che queste loro opinioni siano suffragate da dati oggettivi e che magari chi li segue possa avere consapevolezza dei dati che stanno alla base della strada che è stata intrapresa e quant'altro. I rispondenti sono un altro tipo di target, persone che inconsapevolmente o meno entrano a contatto con la statistica ufficiale, perché la statistica ufficiale, l'Istat, richiede loro di compilare un questionario, per esempio questionario di censimento o quant'altro. In questo caso l'obiettivo è duplice, quindi da una parte la qualità del dato, cercando di stimolare loro a rispondere bene al questionario, spiegando gli obiettivi della rivelazione e quant'altro, ma anche sfruttando il fatto che sono entrati in contatto con l'istituto, cercando di incuriosirli verso i dati, incuriosirli verso l'informazione statistica. Prima di tutto relativa alla rilevazione per la quale sono entrati in contatto, ma poi anche le altre rilevazioni statistiche dell'istituto. Qui arrivo al gruppo dei ricercatori. I ricercatori sono l'utenza VIP, gli specialisti nell'analisi dei dati, quindi nulla da dire o poco per ciò che concerne gli specialisti nel campo statistico, ma questa stessa cura, questa stessa attenzione va posta anche per le discipline non statistiche, quanto per esempio l'utilizzo dei dati possa essere utile per analisi di tipo storico, oppure anche in campo giuridico e quant'altro, quindi utilizzazione al di fuori dei contesti classici, ordinari. In ultimo, il pubblico generalista, diciamo tutto il resto del mondo, anche questo molto, molto complicato, però l'idea è quello di cercare di far passare, vedremo dopo come, dei messaggi attraverso i quali si dice, beh, la statistica vi aiuta a comprendere meglio i fatti della vita, quindi andiamo a sviluppare anche voi, sviluppate quel senso della domanda della cultura statistica, diciamo. Le due esemplificazioni pratiche sono proprio due esempi reali. Il primo è una narrazione, dati alle narrazioni, un esempio di Francesca Paradiso, una narrazione statistica. La seconda esemplificazione è dall'informazione alla conoscenza di Silvia De Valle, il dato statistico discrimina tra verità e disinformazione. L'obiettivo è quello di utilizzare questi strumenti, e già l'abbiamo fatto in diversi contesti, per consolidare i risultati raggiunti, ma anche per sperimentare strade nuove, strumenti nuovi di contatto, attraverso questi strumenti che siano replicabili, che abbiano effetti concreti e che si adattino a diversi contesti di tipo territoriale.
Dopo la presentazione delle due semplificazioni pratiche, e iniziamo da Francesca Paradisi, ritorneremo con alcune, diciamo, proposte barra progettazioni di iniziative che abbiamo in itinere. Grazie. Slide, sì, successive. Buongiorno a tutti. Allora, io nel mio intervento vorrei illustrare una breve narrazione in cui aspetti di vita di un ragazzo dodicenne che vive in Umbria sono l'occasione per conoscere alcuni ambiti del territorio. Ora, non è stato facile selezionare gli argomenti e gli indicatori, perché ovviamente in una narrazione di pochi minuti è stato necessario selezionare molti argomenti. Ad esempio, se la storia fosse iniziata con Mattia è nato nel 2006, Mattia è il nome del ragazzino, legati alla nascita ci sono tantissimi dati di fonte ufficiale, quindi tasse di natalità, di fecondità, mortalità infantile. E quindi una narrazione breve come quella che vedremo oggi vuole essere solo uno stimolo alla curiosità e all'approfondimento degli argomenti. La storia è un episodio costruito che narra di un mondo, il mondo narrativo, in cui essa si svolge. Storia e mondo nascono e crescono in un rapporto di stretta interdipendenza. Ed è proprio questo il fine di una storia, permettere di esplorare e di far conoscere mondi, e allo stesso tempo sono i mondi che danno originalità e concretezza alle storie. Qualsiasi disciplina può assumere la forma di una storia. E proprio alla luce di questo, anche la statistica trova una sua forma comunicativa nella narrazione. E quindi il racconto di aspetti di vita quotidiana e sociale integrati con l'analisi statistica crea l'occasione di un incontro tra il testo, un messaggio e una serie di dati. Alla base di una storia vi è sempre un'idea, e l'idea può essere ispirata anche dalla propria vita, perché non solo l'eccentrico e l'esotismo, ma anche la normalità può essere un buonissimo spunto. L'idea che ha ispirato il racconto che segue prende spunto dalla sintesi del rapporto annuale 2016 che narra la storia di diverse generazioni e quindi offre una lettura statistica dei caratteri strutturali e dei cambiamenti del paese negli ultimi 90 anni. Nel nostro racconto la descrizione di alcuni aspetti della vita dell'adolescente Mattia e del suo ambito familiare sono l'occasione per rappresentare statisticamente il suo territorio nell'attualità e nell'evoluzione generazionale. E quindi passiamo alla storia. Mattia vive a Perugia, tra le verdi colline dell'Umbria. Il territorio della sua regione è prevalentemente collinare e in esso si concentra gran parte della popolazione. Ha 12 anni e fa parte di quel 13% con meno di 15 anni su una popolazione di circa 900.000 unità. I giovani oggi sono quasi la metà degli anziani in una regione con un grado di invecchiamento della popolazione tra i più alti d'Italia. Basta pensare che quando il papà di Mattia aveva la sua stessa età, nei primi anni 70, i giovani in Italia erano più del doppio degli anziani. Mentre ai tempi dei bisnonni, quindi negli anni 30, i giovani erano addirittura 4 volte gli anziani. Questo drastico invecchiamento della popolazione regionale avrebbe raggiunto valori ancora più alti in assenza della componente straniera, che presenta una struttura per età molto più giovane, con una forte concentrazione nella classe di popolazione in età lavorativa. Quando la mamma di Mattia era adolescente, agli inizi degli anni 80, la presenza degli stranieri era pressoché nulla nella regione, uno 0,5%. Oggi ha raggiunto l'11%
ed è costituita per il 65% da persone di origine europea. Mattia gioca e studia abitualmente insieme ai bambini di origine straniera, che nelle scuole elementari e medie dell'Umbria sono quasi il 15% degli iscritti, superando il dato nazionale che invece è inferiore al 10%. Le scuole elementari e medie oggi sono frequentate dal 100% dei bambini e quelle superiori dalla quasi totalità dei ragazzi, che hanno un'età compresa tra i 14 e i 18 anni. Mattia non riesce neppure ad immaginare un mondo diverso. Eppure è sufficiente tornare ai tempi in cui la mamma iniziava il liceo, nei primi anni 80, per scoprire che in Italia erano poco più della metà i giovani suoi coetanei ad essere iscritti alla scuola superiore. Ancora 20 anni indietro, quando era la nonna ad avere quest'età, all'inizio degli anni 60, erano 20 su 100, cioè 1 su 5. Addirittura 10 anni prima erano solo 10 su 100 e per di più con una fortissima differenza di genere in favore dei maschi, che frequentavano la scuola superiore in numero quasi doppio rispetto alle femmine. Negli stessi anni 50 la nonna ricorda con rammarico che anche alla scuola media andava solo una minoranza più fortunata di bambini e lei purtroppo non ne aveva fatto parte. Si dovrà arrivare alla seconda metà degli anni 70 per avere un tasso di scolarità alla scuola media vicino a 100. Mattia comincia a conoscere il contesto in cui vivevano i suoi coetanei in questo passato recente, ma quello degli adulti dell'epoca era ancora più drammatico, con un forte tasso di analfabetismo. Il papà di Mattia si ricorda che durante la sua prima infanzia, per tutto il corso degli anni 60, è andato in onda sul programma nazionale della TV, ancora in bianco e nero, il programma televisivo Non è mai troppo tardi, in cui il maestro Manzi teneva lezioni per insegnare agli adulti dell'epoca i primi elementi di alfabetizzazione. Ed è in questo periodo in cui la percentuale di persone alfabetizzate ma senza titolo di studio passa dal 15 al 33%. Sono gli anni in cui la televisione comincia ad avere una grande diffusione e si affianca alla radio, che era stata fino ad allora, con oltre 6 milioni di abbonamenti nel 1959, l'unico mezzo di comunicazione. Nell'arco di 15 anni, dal 54 al 69, si passa da meno di 1 a 60 abbonamenti alla TV ogni 100 famiglie italiane. La televisione svolgeva un'importante funzione sociale e culturale, portando il pubblico da casa a scuola, a teatro, ai concerti, pochi programmi, ma educativi. Ancora oggi la radio e la televisione, con tutte le evoluzioni che la riguardano fino ad arrivare agli attuali canali in numero illimitato e ad un'offerta personalizzabile, sono abitualmente seguite dal 55 e dal 90% della popolazione rispettivamente. Ma la rivoluzione più grande tra le generazioni ha riguardato l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I giovani sono sempre più, sempre connessi. Mattia appartiene alla cosiddetta generazione delle reti, costituita da coloro che sono nati e cresciuti nell'era di Internet. Mattia non ha un telefonino da cui accedere ad internet, a differenza dei ragazzi della fascia d'età 11-34 che per il 90% utilizza il cellulare per funzioni diverse dal telefonare. Ma dispone di un accesso ad internet da casa, come il 70% delle famiglie, e lo utilizza al pari del 60% dei suoi coetanei connazionali tutti i giorni. Lo usa per consultare i compiti nel registro elettronico, per giocare o scaricare giochi e musica, per cercare il significato di qualche parola, al posto del vocabolario cartaceo, sempre più impolverato.
I suoi genitori, che appartengono alla generazione del baby boomers, il padre, e a quella della transizione, la madre, utilizzano internet principalmente per scrivere o ricevere mail di lavoro, per eseguire operazioni bancarie, per leggere giornali e news, per scegliere e prenotare le vacanze. Quando Mattia va a trovare i nonni, che sono esponenti della generazione della ricostruzione e che vivono in un vecchio casale nella campagna perugina, con la semplicità di un tempo tra animali da cortile e l'orto familiare, non trova internet. I nonni, infatti, vivono da soli e appartengono a quel 30% di famiglie senza internet, perché non lo sanno usare e non lo ritengono comunque necessario. Le loro fonti di informazione sono ancora quelle tradizionali, della TV e dei quotidiani. In questo modo, dal lato di chi ha una visione positiva di internet, i nonni non colgono le opportunità che offre a chi naviga. Dal lato di chi ne ha una visione negativa, essi limitano i rischi che invece investono il popolo del web, tra i quali l'essere tempestati da troppe e non controllabili informazioni, riversate dalla rete in modo spesso indiscriminato. Vi ringrazio per l'attenzione. Sì, passo la parola a Silvia. Ecco, sì, buongiorno, grazie per la vostra presenza qua. E in questo terzo intervento, diciamo secondo nella parte di esemplificazione, possiamo passare alle terze slide, al terzo file di slide. In sostanza andremo ad esaminare un'esperienza realizzata nell'ambito della nostra sede territoriale per la Toscana, diciamo legata a questa esigenza di condividere anche tra gli utenti non esperti l'idea che appunto le statistiche sono un'opportunità per diciamo distinguere fra verità e disinformazione e quindi diciamo rendere questo passaggio informazione conoscenza un passaggio diciamo informativo importante, perché appunto questo passaggio in sé non è automatico. Questo passaggio in sé, cioè dall'informazione alla conoscenza, abbiamo visto e l'abbiamo insomma, capito anche stamattina dalla relazione del Presidente, non è scontato. E perché? Perché intanto diciamo, abbiamo nuovi canali di informazione. Ci sono meno giornali, quindi meno carta stampata, che dà di per sé garanzie di maggiore qualità informativa, e più invece parallelamente cresce la percentuale di persone che utilizzano altri canali, quindi internet, per informarsi. E quindi soprattutto grazie a questi strumenti come gli smartphone che abbiamo continuamente a disposizione, abbiamo in mano. E quindi diciamo che cosa accade? Accade che attraverso diciamo questa possibilità di diciamo di avere una finestra aperta sul mondo ci informiamo, quindi l'opportunità di essere sempre connessi ci siamo chiesti, dà l'opportunità anche di essere sempre informati? Beh, in realtà a questa domanda sembrerebbe di dover rispondere non in maniera netta, definita, cioè in realtà attraverso gli stessi canali comunicativi passano informazione e disinformazione. Abbiamo riportato qua nella slide un esempio recentissimo, probabilmente avrete avuto modo tutti di vedere, e cioè questa bufala che è corsa e ha trovato insomma, un certo margine di viralità in rete. Per cui insomma qualcuno proponeva di inserire, di utilizzare i numeri arabi anche in Italia, e ovviamente insomma a noi è sembrata
una buccia di banana, fondamentalmente doveva apparire semplice evitarla questa di cascare su questo tipo di informazione. In realtà invece abbiamo visto che insomma, ha dato modo a tanti di esprimersi anche su temi, insomma, legati alla non apertura nei confronti degli stranieri, eccetera. E quindi, insomma, di fatto è complicato, può essere complicato per i più distinguere fra informazione e cattiva informazione. Quindi c'è un rischio di veicolare informazioni scorrette. E quindi la nostra domanda: come possiamo, se scivoliamo sulle bucce di banana, come possiamo difenderci dai falsi più insidiosi? Ebbene, appunto, il ruolo della statistica ufficiale è fondamentale, è cruciale. E appunto queste considerazioni in premessa ci servono per inquadrare il nostro lavoro sul territorio, quindi alcune azioni intraprese in Toscana. E che cosa, che a breve andrò ad illustrare. Che cosa facciamo a livello territoriale per promuovere l'idea che le statistiche ufficiali, quindi l'Istat, sono vicine agli utenti e forniscono quegli elementi, quelle conoscenze per muoversi in maniera più sicura all'interno di tutto questo grandi possibilità di informarsi in rete? Beh, sicuramente gli obiettivi sono appunto quello di garantire la vicinanza al territorio, e lo facciamo sfruttando le occasioni che il territorio stesso offre. Per esempio ospitiamo ragazzi e le visite di studio di scolaresche presso le sedi territoriali, partecipiamo ad eventi di divulgazione scientifica come per esempio la notte dei ricercatori, e organizziamo eventi in collaborazione, come nel caso delle giornate della statistica, in collaborazione con l'università. Qual è il nostro obiettivo? Appunto quello di sviluppare la cultura del dato a sostegno del pensiero critico, e quindi di promuovere il ruolo delle statistiche ufficiali per la conoscenza approfondita della realtà. E come abbiamo fatto? Che cosa abbiamo cercato di fare ultimamente? Abbiamo cercato di catturare l'attenzione appunto del pubblico che stava alla base della piramide che abbiamo visto prima con le slide di Alessandro, quindi attrarre il pubblico generalista e le nuove generazioni, ed ci ha fatto gioco utilizzare un approccio informale. Quindi il ruolo della gamification è stata una chiave che ci ha permesso appunto di coinvolgere i meno esperti, e quindi abbiamo messo alcuni esempi software liberi online che abbiamo appunto potuto utilizzare per giocare con la statistica utilizzando per esempio il cellulare. E quindi descrivo molto brevemente queste due attività svolte in Toscana nello specifico. Due tipi di attività. Partono tutte e due da una domanda: è giusto ragionare per luoghi comuni? Questo vuole un po' mettere in guardia dall'idea di seguire la corrente, no? Così un po' con gli occhi bendati. Le statistiche ufficiali sono state presentate in questo ambito di attività come uno strumento per non farsi condizionare, quindi contro i condizionamenti a priori. E la seconda attività riguarda appunto l'idea che sicuramente tutti noi abbiamo delle percezioni, quindi abbiamo un'idea della realtà che ci circonda, ma probabilmente non ci mettiamo sempre alla prova. Quindi non ci siamo mai chiesti quanto la percezione della realtà che noi abbiamo è effettivamente vicina alla realtà misurata dalle statistiche, e quindi in questo senso le statistiche ufficiali vengono utilizzate per valutare noi stessi in termini di differenza fra realtà e percezione. Come partiamo? Partiamo appunto da qualche luogo comune, e quindi tipo il primo: si stava meglio quando si stava peggio, la laurea è solo un pezzo di carta, e che cosa facciamo con la nostra utenza? E ovviamente non è che arriviamo in fondo al nostro ragionamento con un sì o con un no, con una posizione netta, perché è chiaro che i fenomeni come
i fenomeni sociali sono per loro natura multidimensionali e quindi con un dato non si riesce sempre a arrivare a una risposta definitiva. Però appunto partiamo da una, in questo caso da un'affermazione, da un luogo comune e presentiamo, come in questo caso per esempio il caso delle serie storiche e i grafici dinamici che abbiamo a disposizione, in questo caso abbiamo siamo soliti presentare l'andamento del PIL pro capite in rapporto alla mortalità infantile. E quindi a partire da questa informazione cominciamo a sviscerare un po' questo tipo di affermazione. E di nuovo questo è un altro esempio, la laurea è solo un pezzo di carta, vediamo che il tasso di disoccupazione è ovviamente, come ci aspettiamo, più basso tra i laureati e coloro che hanno un titolo di studio superiore. Il secondo tipo di attività, cioè le statistiche che si frappongono fra percezione e conoscenza. Affrontiamo anche in questo caso alcuni, ci muoviamo su alcuni temi che sono oggetto della produzione dell'istituto e quindi l'immigrazione, la struttura dell'età della popolazione, le strutture familiari, ma anche argomenti di carattere economico. E come ragioniamo? Beh, ci misuriamo proprio con i dati, con i numeri, con le statistiche e chiediamo per esempio, come nel caso di questa slide, quale ritiene sia la percentuale di stranieri residenti in Italia al 31 dicembre 2017? 8%, 15%, 20%? Vogliamo buttarci? Qualcuno di voi si sente di alzare la mano per esempio per l'8%? 20. Alessandro 20. 8. Esattamente, ovviamente insomma qua la platea è molto specialistica, quindi era molto difficile cogliervi in fallo. Però ecco appunto il modo di lavorare è un pochino questo, lo facciamo su vari argomenti, questi sono soltanto degli esempi che abbiamo riportato qua e per concludere molto sinteticamente con alcuni spunti di riflessione che sono emersi dai feedback che abbiamo raccolto durante questi interventi. Beh, intanto il livello di accuratezza delle nostre delle percezioni è piuttosto basso, in particolare fra i più giovani, e questo forse è anche abbastanza normale aspettarselo, ma anche fra gli adulti, per esempio fra gli insegnanti. E quindi noi nei nostri interventi abbiamo trovato anche degli scarti in termini assoluti fra dato e percezione anche dell'ordine di 10-15 punti. Inoltre poi è anche generalmente poco nota la possibilità di accedere con facilità all'informazione statistica, cioè non tutti sanno che ad esempio che il sito istituzionale dell'Istat dispone di informazioni accessibili con facilità anche agli utenti non esperti. Quindi la statistica è ritenuta sempre un po' un qualcosa per addetti ai lavori. E in ultimo le modalità informali del gioco sono risultate efficaci. Perché? Perché creano una situazione favorevole alle attività e avvicinano molto l'istituzione alla cittadinanza e quindi sfrondano un po' l'idea che la statistica sia un qualcosa solo per pochi. E però appunto a questo punto una domanda: come possiamo procedere per il futuro sul territorio alla luce del nuovo framework che abbiamo visto delinearsi poco fa attraverso l'intervento di Alessandro? E per rispondere a questa domanda passo di nuovo la parola ad Alessandro Valentini. Grazie. Sì, è tardissimo, infatti 5 minuti di cui 2 minuti di presentazione di slide, ma spero anche 2 minuti di interattività perché uno nel frattempo è andato via, se per favore... Ok, questo però ci tenevo perché sono 5 casi, 5 proposte concrete che possono essere realizzate rapidamente per andare incontro a questo e ci terrei particolarmente anche alle vostre opinioni su questo. Prima proposta, siamo in un ambiente
conferenza di statistica, la proposta sarebbe quella di sviluppare insieme Sistan e cultura statistica. Come lo si può fare? Andando sul territorio a fare dei laboratori per i decision makers. Su che tavoli? I tavoli possono essere quelli, per esempio, dei gruppi di lavoro permanente presso le prefetture, su cui stiamo già lavorando per il censimento della popolazione. Cioè abbiamo dei contatti giornalieri in questo periodo con i responsabili dei gruppi di lavoro che esistono presso le prefetture. Si può intavolare una serie di gruppi di discussione dove mettere insieme gli amministratori con i responsabili degli uffici di statistica del Sistan per condividere, diciamo, le questioni legate ai dati. Costo zero. Seconda proposta, seconda ipotesi d'attività, la narrazione. Ci abbiamo parlato lungamente quest'oggi. La nostra idea sarebbe quella di poterla anche riprendere, la storia di Mattia, ma anche renderla, diciamo, tipo sliding doors, e esprimerla sotto forma di un ebook dove ci siano degli iperlink di connessione ai diversi dati per poter poi ampliare le storie, renderle accattivanti, renderle dinamiche in un certo qual modo. Terza proposta, la continuazione della collaborazione con i mass media locali. Abbiamo in itinere una collaborazione con le RAI generali per la realizzazione delle loro campagne sociali. Stiamo facendo alcuni interventi nel TG proprio di presentazione dati in relazione alle campagne sociali. Potrebbe essere utile continuare questa collaborazione, ma anche estenderla a altre TV locali e, perché no, ai giornali locali, ancora per il pubblico generalista, per dare un libero accesso, diciamo, ai nostri messaggi in ambito del pubblico generalista. Quarta proposta, lo sviluppo di una collezione digitale di moduli formativi. Su questo ci si sta già muovendo, vedete, mi pare che sia la palestra insomma, c'è una sezione ad hoc dove si sta muovendo e si può anche estendere alle questioni di cultura statistica. Ultimo esemplificazione che vedremo in quest'aula domani riguarda anche un'idea della misurazione, cultura statistica in misurazione. Quando un utente accede al sito dell'Istat, perché non catturarlo e chiedergli anche informazioni sulla sua conoscenza quantitativa, sulla sua conoscenza dei dati, oltre che fornirgli una serie di proposte. Qui farlo ovviamente in maniera giocosa, sotto forma di gioco, in maniera tale da poter restituire anche un risultato che possa essere utile per lui, che gli dia un'idea di sviluppo della cultura statistica e possa essere utile per noi. Mancano 2 minuti per qualche commento, per qualche, diciamo, sono pochi però, per qualche anche indirizzamento. 1 minuto e mezzo. Niente, allora grazie per la vostra attenzione, poi ne discutiamo, ok. Grazie, scusate per il ritardo, buon lavoro.
sentite? Sì, perfetto. Allora iniziamo subito perché appunto i colleghi che ci hanno preceduto hanno preso un po' di tempo e quindi introduco velocemente l'argomento. La povertà educativa, come tutti i fenomeni sociali, è un fenomeno multidimensionale. E per misurarlo presenta diverse difficoltà. Le difficoltà riguardano una molteplicità di aspetti che vanno dall'aspetto definitorio, dagli aspetti metodologici di analisi e approfondimento, alla individuazione degli indicatori più performanti e così via, alla rappresentatività dei dati. Gli interventi che seguiranno, invertiamo un pochino l'ordine, facciamo iniziare alla professoressa Monica Pratesi, che è presidente della SIS, la Società Italiana di Statistica. Seguirà poi un intervento di Gabriella Grassia, che è docente alla Federico II di Napoli, e poi Raffaella Milano, che rappresenta Save the Children, un'organizzazione non profit con la quale ormai sono almeno 10 anni con cui collaboriamo, che ha un'esperienza molto ampia sui territori con interventi per promuovere, e superare le difficoltà dei più piccoli, dei minori fino a 18 anni. Il range di cui maggiormente si occupa Save the Children sono tutti i ragazzi fino a 17 anni, e hanno fatto diversi progetti con loro, hanno approfondito con numerose analisi, sono stati anche nel 2014 i primi a iniziare a lavorare insieme all'Istat all'indicatore di povertà educativa. Noi siamo ben felici di collaborare con loro. Passo subito la parola a Monica Pratesi perché i tempi stringono e poi alla fine chiudiamo con l'intervista al presidente. Allora Monica, se vuoi venire qua, sì. Invito intanto, non so, i ragazzi se vogliono stare come vogliono, i ragazzi Save the Children che faranno l'intervista al professor Alleva, se vogliono possono benissimo venire qua, e anche gli altri relatori possono già accomodarsi qui intorno tutti quanti come fosse appunto una sorta di agorà in cui ci confrontiamo e siamo tutti praticamente allo stesso livello. Monica, a te la parola. Come si deve stare? Allora, te come vuoi. Questo serve a te? No. No? In questo momento no. Lo tengo io. Sì. Però qui come si fa ad andare avanti? Non mi dico questo. Sì. Non lo so. Se qualcuno ci viene a dare una mano. Ok, ho capito tutto. Ok, perfetto. Allora, buongiorno. Mi fa molto piacere che Luciana mi abbia invitato e mi ha presentato come presidente della Società Italiana di Statistica, ed è tutto vero. Però forse su questo argomento sono più adatta a parlare per il mio percorso di studi e ricerche che si è svolto negli ultimi anni presso l'Università di Pisa e in particolare nel centro che chiamiamo brevemente DAGUM, ma che è un centro interuniversitario che raccoglie Pisa, Firenze e Siena, ed è un centro che si occupa di statistica avanzata a nessuno, nel senso con metodi advanced, per lo studio dello sviluppo equo e sostenibile. E in questo ambito certamente lo studio delle condizioni di vita, della povertà e della povertà educativa ha un'importanza centrale. Come presidente della Società Italiana di Statistica però mi corre obbligo dirvi che la nostra società, che è una società scientifica, molto fa per i giovani, soprattutto molto fa per incrementare quella literacy di cui parlava prima Alessandro Valentini, tramite una serie di attività che vanno dai premi, faccio male? No. Dai premi per la didattica della statistica, alle Olimpiadi della statistica che quest'anno hanno poi avuto un seguito importante perché sono diventate gara europea, dove tra l'altro gli italiani si sono comportati molto bene. La parte più di ricerca certamente segue con premi alle tesi di dottorato, ai migliori poster e soprattutto con attività di startup research, un'attività a cui noi in società teniamo molto, perché bisogna sempre considerare, e questo è uno dei motivi per cui la povertà educativa è un po'
un tema che mi è caro, bisogna considerare che seminiamo oggi per raccogliere domani. Noi possiamo, siamo in grado di fare certi ragionamenti sulla misura di povertà e sulla misura della povertà educativa perché qualcuno ce l'ha insegnato. E allora non si può abbassare la guardia sul livello di formazione universitaria su questi temi. Comunque, detto questo, è chiaro che studiare le condizioni di vita e povertà dei ragazzi e delle ragazze, e riprendo il titolo perché si sta parlando, mi immagino, anzi sono certa, di una fascia d'età che va da 18 in giù, o dai 16 in giù, o dai 14 in giù, che dir si voglia, però insomma si tratta di bambini e adolescenti. Cosa può fare la statistica? Vedremo che la statistica qualcosa può fare, non è un campo da lasciare agli psicopedagoghi, agli psicologi, ai sociologi, no, abbiamo il nostro ruolo, magari non nell'area del danno e del recupero, lì facciamo lavorare chissà, gli insegnanti per esempio e tutta quella serie di professionisti che ho prima menzionato, però la statistica con la S maiuscola ha un importante ruolo che è quello di testimoniare raccogliendo dati che siano affidabili in tutte le declinazioni di questo aggettivo. E affidabile deve essere anche la metodologia di misura e da qui la necessità di fare ricerca, cioè di non fermarsi a ieri ma di promuovere attività di studio e ricerca su questo tema. Io vi porterò poi alcuni semplici, insomma, alcuni risultati che non sono propriamente inerenti alla povertà educativa, ma che certamente fanno da contorno e servono per procedere proprio su quella strada di ricerca che si diceva. Il contesto. Intanto io voglio chiarire subito con voi che parto dal punto di vista che considera i minori, tra virgolette, non minori perché a loro manca qualcosa, non uomini in formazione o donne in formazione, cioè human becomings, ma human beings. Questo cambia completamente la prospettiva e ovviamente per la statistica con la S maiuscola cambiare prospettiva è rilevante perché noi dobbiamo, si usa fotografare la realtà, ma insomma dobbiamo essere quasi trasparenti rispetto ai fenomeni che vogliamo rappresentare. E allora è importante la statistica per tenere il tema in agenda, perché dati su questi aspetti di condizioni di vita, povertà e povertà educativa devono essere prodotti di routine e devono essere messi alla finestra laddove i cosiddetti portatori di interesse si aspettano di trovarli. Si diceva poco prima nella sessione d'Alessandro che il problema è che la statistica è percepita spesso come qualcosa per addetti ai lavori, il che è stupefacente perché di fatto il ragionamento statistico è una modalità di acquisizione e informazione dalla realtà che noi attiviamo immediatamente dalle scuole elementari, è quello che ci viene insegnato, quindi questo passaggio di idea, quindi concettualizzazione, poi verifica con il dato empirico, l'esperienza, modifica dell'idea, aggiornamento, è il processo d'apprendimento dall'esperienza che se non è fatto seguendo un ragionamento di natura, tra virgolette, statistica, a me piacerebbe sapere come viene fatto davvero. Quindi è un po' forse un discorso di confusione terminologica. La statistica è percepita per addetti ai lavori, ma non è per addetti ai lavori, anzi, oggi più che mai è necessario che sui temi della cultura statistica, della literacy, della cosiddetta forse datacy, si investa e si investa molto. Perché il fatto, richiamato stamani da Eurostat, dalla direttrice di Eurostat, che spesso le nuove fonti di dati vengano viste in opposizione alla statistica tradizionale, alla statistica ufficiale tradizionale, la dice lunga sul fatto che forse non abbiamo consapevolezza che della centralità del ragionamento statistico, perché se la si avesse qualunque dato rientrerebbe in quel processo d'aggiornamento e qualunque dato verrebbe poi passato al vaglio della affidabilità, compresi i big data. Comunque, ciò detto, per quello che riguarda l'ambito di cui si sta parlando adesso, tenere il tema in agenda è importante perché come noi rappresentiamo i più giovani la dice lunga sul tipo di società che siamo. Quindi le condizioni di vita dei ragazzi e delle ragazze vanno studiate anche nei paesi
non cosiddetti ricchi, non solo nei paesi poveri, non è solo un problema dei paesi, tra virgolette, come si diceva un po' di anni fa, del terzo mondo, ma del nostro mondo, di questo mondo qui. E come cambia la modalità di cura dell'infanzia è rilevante, e di conseguenza come anche vengono riconosciuti e tra virgolette trattati, anche se è brutto dir così, i bambini e gli adolescenti che si trovano ai margini. Già definire i margini è un'attività interessante. Comunque, studiare la vulnerabilità e la povertà dei ragazzi e delle ragazze non lo si può fare con riferimento solo alla famiglia, e molte volte le statistiche ufficiali da lì partono, cioè ci dicono: questa è la famiglia rilevata, nella famiglia ci sono minori o persone sotto i 18 anni, come vogliamo dire. E allora abbiamo l'obiettivo di sviluppare lo studio delle condizioni di vita e della povertà in ambito monetario e non, con un focus speciale sulla povertà educativa. Non si fa da soli, bisogna essere in partnership, certamente l'università, ma l'Istat e gli istituti nazionali di statistica, l'ISS se si vuole, ma anche le istituzioni, perché qui non se ne esce se non si dialoga con chi lavora nell'area del danno e del recupero. Questa è la filosofia di fondo. E qui le associazioni Save the Children, ma anche la Società Italiana di Statistica, ma anche il mondo del volontariato, hanno molto da dire, perché loro nell'area del danno e del recupero da molti anni, da 30 anni e forse più, già lavorano, quindi ci possono dire parecchio sulla definizione del fenomeno. E poi il percorso. Certo è che povertà assoluta, relativa e multidimensionale sono tre qualificazioni della povertà che dobbiamo essere in grado di declinare precisamente, individuando le dimensioni, perché si parla di povertà in senso multidimensionale, le dimensioni, e anche rimanendo aperti all'ingresso di nuove dimensioni, perché, come dirò tra un po', a livello micro ancora c'è da fare per capire meglio quali siano non solo le competenze, le capacità culturali, ma anche le altre dimensioni che possano investire l'ambito della povertà educativa. E poi ovviamente servono degli strumenti di sintesi, perché non si può arrivare con una batteria di indicatori lunga 100 variabili, è necessario avere un valore unico che sappiamo consapevolmente interpretare in tutta la sua incertezza, ma che ci dà lo strumento per individuare hotspot, situazioni che hanno una priorità per urgenza e gravità diversa da quella dalle altre, e che poi qualifichino anche delle aree magari geografiche o magari domini di studio. Comunque, quello che può fare la statistica è molto, molto ha già fatto. Io qui riepilogo un pochino quello che ho già detto, quindi non voglio stare a annoiarvi più di tanto, però tutta la parte, diciamo così, di affidabilità del dato, del processo, è una parte che possiamo dare, diciamo così, given for granted, cioè ci sono gli istituti nazionali di statistica, c'è cioè la statistica ufficiale, alcuni dati sono già validati al proposito. Sull'affidabilità dei metodi e sulla loro utilità, allora metodi per formulare indicatori e poi usarli, allora lì ci vuole un interscambio con le istituzioni e il mondo del volontariato e le associazioni, cioè con chi lavora nell'area del danno e del recupero, per fornire degli indicatori che poi servono. Ora, la ricerca certamente sugli indicatori di povertà va fatta, l'ambito è questo vasto, dove a partire dalla definizione delle variabili rilevanti c'è certamente l'individuazione delle dimensioni e delle linee di povertà, ma bisogna cercare di abbandonare, a parer mio, e qui vi parlo a livello di ricercatore, insomma come ricercatore, la logica deterministica anche nell'individuazione delle soglie, perché tutte le volte che si dice abbiamo un'urgenza è perché qualche numero va oltre un altro numero che abbiamo fissato. E forse la logica Fuzzy nella definizione degli indicatori è una logica che può essere applicata con maggior profitto, e certamente bisogna fin da subito definire quali sono i domini di interesse, perché se non si parla subito di aree territoriali, di livello di governo, grado di urbanizzazione, età, genere, eccetera, al momento in cui si vuole definire l'indicatore, ci troviamo in difficoltà poi nel coordinare le fonti disponibili con l'esigenza informativa, perché certamente non tutte le indagini sono indagini tali da darci
un risultato statisticamente attendibile, valido e quanto volete, accurato per tutti i domini territoriali e non che possano essere di nostro interesse. Venendo più specificamente alla povertà educativa, le dimensioni per ora, almeno alla letteratura che ho visto, sono declinate in termini di competenze e capacità. Certamente una riflessione ulteriore va fatta sulla scambiabilità e sulla sostituibilità, che può variare anche, non solo nel tempo, ma anche nello spazio, fra queste dimensioni. E poi, di nuovo, la povertà è ormai universalmente accettato che è una questione di grado, quindi l'individuazione delle soglie è un tema caldo, anche perché tutto questo detto va coordinato poi con le fonti. E siamo in una situazione in cui il raccordo fra le indagini nazionali e l'indagine Eurostat a volte c'è, altre volte va costruito. E allora, se vogliamo studiare il fenomeno seriamente, noi dobbiamo metterci in condizione di garantirci una comparabilità nel tempo e nello spazio, almeno per un sottoinsieme di dimensioni, per quelle cruciali. Però questo va fatto, diversamente non riusciamo a dare al portatore di interesse una lettura che sia solida abbastanza per poter impostare delle politiche nell'area del danno e del recupero. Ora, quanto io vi ho detto finora viene dal background di studi sulla povertà nel quale, insieme al gruppo di lavoro di Pisa e di Siena, siamo stati coinvolti negli anni. Alcuni di questi progetti, che se vi interessa vi invito a guardare, c'è sempre il sito web online, sono compiuti, ma gli ultimi due, l'Ingrid 2 e Maxwell, sono adesso in corso, sono proprio newborns perché sono stati finanziati sotto H2020, l'ultimo programma quadro della Commissione Europea. Si tratta di un network di ricerca che ha dato dei buoni frutti nella sua precedente versione. È una ricerca sulla crescita inclusiva con pillars sulla povertà e sul lavoro. Ingrid 2 è in corso, ma vi segnalo anche il progetto coordinato da Istat che è intitolato costruire dei framework per lo sviluppo sostenibile e il benessere al fine di favorire l'analisi politica. Quindi quello che sulla povertà veramente in maniera sintetica vi ho anticipato viene dall'esperienza fatta e in corso con questi progetti. Abbiamo molte ambizioni. In particolare vorremmo, ed è in preparazione, fare un progetto ERC proprio sulla mappatura della povertà educativa in Europa. Le aree tematiche saranno le dimensioni, a livello micro la scambiabilità e la sostituibilità delle dimensioni e a livello un po' più grande, macro, il mapping, cioè che cosa vogliamo restituire, mappe che siano con quale granularità territoriale che possa essere utile in Italia e anche negli altri paesi dell'Europa. Servirà far riferimento a metodi statistici cosiddetti avanzati, cioè ci vogliono le stime da modello, perché non tutti i domini territoriali e non possano essere studiati tramite le stime dirette. Intendo stime dirette quelle che vengano direttamente dalle indagini, direttamente dagli archivi amministrativi, direttamente dalle indagini incrociate con gli archivi amministrativi. E serve un focus sulla cultura digitale, declinata in tutti gli aspetti, sia quello di capacità di lettura, quindi literacy, digitale, data, sì, o come volete, sia invece come fonte nuova di dati per poterci dare informazione sui consumi culturali. Quindi qui big data costituiscono un insieme che va esplorato, luci e ombre. Questo va tenuto presente, però non si può evitare questo ambito, a mio parere. E serve un indicatore composito, multidimensionale, che prenda anche in sé la logica fuzzy. E ovviamente tutto questo è al di là da avvenire, cioè io lo dico come se fosse fatto, ma fatto non è, va progettato, bisogna pensare dei laboratori dove questi strumenti, small area estimation, raccordo di indagini nazionali e indagini cosiddette comunitarie e big data lavorino insieme. Ora non voglio farla troppo lunga, vi dico solo una cosa. C'ho ancora un minuto o no? Sì, posso.
qualcosa è già stato fatto, cioè, il gruppo di ricerca che qui io rappresento ha già lavorato, grazie a Ingrid, vi voglio segnalare che abbiamo ricevuto la visita a Pisa di Antonietta Pozzi, una ricercatrice greca, esperta di approccio capability, che insieme ai ricercatori di Pisa ha esaminato, lavorato con EUSILC 2009. EUSILC aveva una sezione speciale sui ragazzi in quel caso, da 0 a 16 anni, e quindi ha permesso di lavorare su dati che dessero luce appunto agli aspetti monetari e non, secondo l'approccio delle capacità, delle possibilità di SEN su questo fenomeno. E gli indicatori calcolati sono basati sulla logica Fuzzy. Qui vedete l'headcount ratio tradizionale, cioè la percentuale di individui che vivono in famiglie con reddito sotto la linea di povertà, 60% del reddito mediano. Vedete le quote, ovviamente c'è una diversità fra le macroregioni dell'Italia, tra famiglie monoparentali o no, e anche, guardate un po', il livello di educazione, insomma, di istruzione del capofamiglia. Introduce una variabilità importante, significativa su queste cifre. Linda Porciani lavora all'Istat, questo ve lo segnalo. Alcuni risultati. Qui il grafico, la tela di ragno, penso si possa interpretare con facilità da parte di tutti, ma ogni ramo della tela è un aspetto. Fuzzy monetary è l'headcount ratio, però con la soglia di povertà non così definita. Ora non sto a spiegarvi esattamente che cos'è perché non c'è il tempo. Però, come vedete, la ragnatela ha una forma strana. Se ci fosse eguaglianza di livello su tutte le assi, ovviamente avremmo una forma circolare, insomma, no, circolare no, ma insomma, un poligono, poligonale, simile alla struttura della ragnatela. Così non è. E si vede, ciascuna delle linee è un ragno che vive nel nord, uno nel centro e uno nel sud. Ciascun ragno ha una via diversa. Quello che si nota è che la povertà monetaria è un fattore importante, ma che ha una diversa importanza nelle diverse aree geografiche. E anche il ranking dei domini non monetari nelle macroregioni è diverso, e questo è un segnale importante. Va notato, e qui è chiaro, bisogna mettere le carte scoperte, che dietro alcune delle dimensioni, tipo nutrition and clothing, bodily health, shelter, play, ci sta la capacità di spesa della famiglia di nuovo, no? Quindi anche qui bisogna mettere un po' d'ordine. E che qui non è considerato come vengono identificati i bisogni che poi comandano la spesa per la cura del corpo, per la nutrizione, che è sempre una spesa familiare. Sta di fatto, e mi chiedo, che se si ripete l'esercizio di rappresentazione grafica dei ragni, questa volta però con ragni che hanno che rappresentano capofamiglia con livello di educazione, di istruzione, pardon, basso, medio, alto, di nuovo il panorama cambia. Quindi spero di avervi dato sufficienti flash e come si dice, possibili. Ciao. Possibili elementi per la discussione. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Allora, altro cambiamento di programma, sempre dovuto al fatto che rincorriamo il ritardo, gli interventi per il ritardo che si era accumulato con la precedente presentazione. E allora a questo punto iniziamo subito con l'intervista al presidente Alleva da parte dei ragazzi di Save the Children, quindi invito tutti quanti ad avvicinarsi a questo tavolo, i ragazzi e il presidente. Allora, Presidente, come vuole lei? Noi avevamo preparato, intanto presentiamoci, sì. Allora, loro sono i ragazzi di Save the Children, Carolina, Claudia e Manuel.
Sono le due ragazze, sono redattrici di Under Radio e invece lui è un rappresentante di Sottosopra. Studenti. E quindi ecco, erano curiosi, noi ringraziamo questi ragazzi per intervenire a questo evento, perché chiaramente ci interessa sentire, no? Quali sono le domande, i vostri interessi nei confronti dell'Istat, soprattutto per quanto riguarda un problema che voi vivete quotidianamente nei vostri territori, vivete sulla vostra pelle anche. Quindi a voi il microfono e al presidente dell'Istat il ruolo e il compito di soddisfare tutte le curiosità dei ragazzi. Prego, ragazzi, prendetevi, vi aiuto a mettervi seduti. Sì. Metto qua e vi seguo da qua. Allora, chi di voi pensa di iniziare? Manuel? Prova? Okay. Uno ai ragazzi. Noi volevamo chiedere quali saranno le modalità di lavoro di Istat per raggiungere l'obiettivo del progetto, ossia elaborare indicatori territoriali e metodi di valutazione della povertà educativa sulla base di dati statistici qualificativi e quantitativi. Presentati prima. Vabbè, sono Manuel Migiano di Sottosopra, quanto pare rappresento Sottosopra a livello nazionale, e siamo una realtà di ragazzi attivi sul territorio che cerca azioni concrete da fare per combattere diverse tematiche, come può essere per esempio povertà educativa oppure comunque la riqualificazione degli ambienti. E, siamo una realtà di Save the Children e oltre appunto a Sottosopra ci sono anche in realtà appunto è la radio. Vabbè, noi siamo Carolina e Claudia, siamo due redattrici di Under Radio, io di Napoli e lei di Roma. Infatti Under Radio è un progetto che è un movimento ormai che si sviluppa sul territorio nazionale in più città, per cui niente, oggi siamo una rappresentanza appunto soprattutto perché Save the Children si è interessato molto sulla sensibilizzazione sull'argomento di povertà educativa appunto dal 2014, e proprio per questo inizio di nuovo progetto avevamo intenzione di essere presenti qui proprio per porle anche qualche curiosità al riguardo, visto che sono anni ormai che parliamo di questa tematica. Quindi appunto la prima domanda che le voleva chiedere era quella sulle modalità di lavoro di Istat, che ovviamente per noi sono un panorama molto lontano dal nostro, che è molto più umanistico, per cui proprio sulle modalità pratiche di lavoro Istat per il raggiungimento dell'obiettivo del progetto. Allora, come sapete, il tema della povertà è importante, in generale quello delle disuguaglianze, e l'Istituto, ma anche il Sistema Statistico Europeo, è impegnato in questa direzione, e quindi in generale noi costruiamo indicatori di diversi aspetti della povertà, e in particolare sfruttando le informazioni sui redditi, i consumi e la ricchezza, che sono tre elementi tutti e tre importanti per poter valutare la povertà. E lo facciamo attraverso indagini tra le persone, alcune sono da regolamenti europei, ci permettono di fare confronti tra i vari paesi. La più rilevante che abbiamo recentemente diffuso riguarda la povertà assoluta, quindi le persone che vivono in famiglie, che consumano, che non hanno, diciamo, risorse per assicurarsi il paniere minimo di beni necessari a condurre una vita dignitosa. Quindi valutiamo l'incidenza di questa quota a partire quindi dalle spese delle famiglie, quello che si possono permettere di fare le famiglie.
misuriamo questo concetto anche a partire dall'informazione invece sui redditi, ma anche considerando aspetti qualitativi importanti. C'è un'indagine importante europea in cui ragioniamo in termini di grave deprivazione materiale, andando a vedere quante persone sono nelle condizioni di non poter far fronte a una serie di beni, di situazioni, eccetera, importanti alla loro qualità della vita, potersi farsi carico di una spesa improvvisa di 80 euro, di 800 euro, potersi permettere di pagare regolarmente le bollette, di avere il riscaldamento della propria abitazione, possedere una televisione, un telefono, una lavatrice, potersi permettere delle vacanze, pasti con un giusto contenuto di proteine e così via. Naturalmente c'è il tema del lavoro, che è l'anticamera della povertà, e quindi quante famiglie hanno persone che del tempo complessivo dedicano solo il 20%, diciamo del tempo possibile che hanno per lavorare ne dedicano solo il 20%, quindi a bassa intensità lavorativa, tutte quelle persone che hanno occupazioni precarie, non stabili, a tempo determinato, parziali e così via. Quindi anche quante persone sono in famiglie in cui questa situazione sia particolarmente difficile. Quindi abbiamo vari aspetti, teniamo conto di varie questioni per misurare la povertà, che comunque è collegata, come dicevo, a redditi, consumi e ricchezza, dotazione di beni materiali. D'altra parte siamo anche interessati a conoscere quello che è il benessere soggettivo delle persone, quindi quante persone poi sono soddisfatte della vita che conducono e che quindi pensano di avere le risorse necessarie per essere soddisfatti, e quindi anche aspetti, diciamo, di carattere soggettivo che ci permettono di valutare lo stato di benessere delle società. Bene, la povertà per essere combattuta ha bisogno di tutta una serie di interventi importanti. Allora, secondo noi, le nostre analisi, le nostre ricerche e così via, le due questioni fortemente collegate con la povertà sono l'istruzione e il lavoro. D'altra parte l'istruzione, che deve essere un'opportunità per tutti, accessibile e così via, consente anche poi una situazione più protetta, migliore per accedere al mercato del lavoro. Quindi l'istruzione è un driver fondamentale nello sviluppo delle persone, nelle loro aspirazioni, e consente di collocarsi da un punto di vista professionale in modo appagante, e questi due elementi, istruzione e lavoro, consentono alle persone di posizionarsi in un certo modo nella stratificazione sociale. Quindi le grandi differenze che abbiamo dal punto di vista sociale sono soprattutto collegate a questi due aspetti, istruzione e lavoro. Naturalmente questi temi riguardano tutte le fasi della vita, e in particolare l'istruzione va vista nei suoi vari gradi. Poi parliamo anche di istruzione e formazione. Oggi, con il mondo che cambia, il lavoro, le competenze, eccetera, l'istruzione va vista anche come un'occasione durante la vita, quindi si tratta di transizioni che ci sono non unilaterali dal sistema educativo al lavoro, ma anche di transizioni successive e così via. Allora, il tema quindi della disuguaglianza nelle opportunità di sviluppo delle proprie competenze, quindi dell'accesso al sistema educativo, è un tema centrale per combattere le disuguaglianze e in generale garantire una società in cui queste siano più ridotte e così via. Quindi questa questione della povertà educativa è centrale, non solo perché è un aspetto importante di per sé, ma è centrale poi nel benessere delle persone, perché avere opportunità e accesso a un sistema educativo valido consente lavoro e in generale quindi tante altre cose, perché poi quel benessere è collegato al fatto che si è più contenti, si sta più in salute, si ha più fiducia nel prossimo, si ha più fiducia nel proprio futuro, si sta molto meglio. Quindi l'educazione è centrale, e abbiamo visto nell'ultimo rapporto annuale che questa questione dell'istruzione è un driver non soltanto per il proprio posizionamento sociale, ma anche per il proprio capitale sociale, cioè che anche nello sviluppo delle relazioni delle persone con gli altri, tutte le relazioni che possono avere, familiari, amicali, nate nel sistema educativo, lavorativo, quelle che nascono dalla partecipazione, alle associazioni e così via, sono fortemente collegate con i livelli di istruzione.
Quindi l'istruzione e le competenze, oltre a consentirci di posizionarci meglio nel mercato del lavoro e quindi avere risorse materiali, ci consente anche di sviluppare il nostro capitale sociale. Per questo siamo fortemente convinti del valore di questo progetto di studio della povertà educativa, e qui mi faccio delle cose che ho detto oggi in questa opening della conferenza, e cioè, diciamo, voi mi fate delle domande operative. Integrazione delle fonti. Non c'è dubbio che qui il tema non lo possiamo sviluppare con la indagine, ma si tratta di mettere in campo insieme delle informazioni disponibili, e l'istituto è in questa direzione, costruzione quindi di informazioni a partire dal patrimonio complessivo. Naturalmente nulla vieta che poi sarà necessario fare indagini specifiche per colmare lacune informative eccetera. Quindi diciamo le strade sono integrazione delle fonti, dei dati eccetera, e poi non da soli, e quindi questo progetto lo facciamo poi con gli altri esperti e diciamo sfruttando le esperienze degli altri, quindi Save the Children, partner già dell'istituto da tempo, e quindi integrazione dei dati ma anche integrazione delle competenze, delle sensibilità e così via. Naturalmente la scuola è fondamentale, quindi diciamo noi ci aspettiamo naturalmente di coinvolgere come le scuole, gli insegnanti, quella informazione che possiamo accedere. Presidente, sentiamo anche Carolina. Dal punto di vista operativo, noi che abbiamo fatto? Abbiamo fatto un gruppo di lavoro dell'ISTA, cioè questa questione della povertà educativa, che peraltro sta nella legge di bilancio, quindi la dobbiamo fare, non si scherza, sennò siamo fuori legge, ha presupposto un nostro impegno, quindi è in programmazione, c'è cioè un gruppo di lavoro, a loro vi dovete rivolgere, che operativamente sta mettendo in campo attività in questa direzione. Quindi poi c'è anche questo impegno organizzativo di dedicare risorse, competenze a questo progetto, non da soli. Sentiamo Carolina. Appunto proprio del non da soli e dell'utilizzo di fonti eterogenee, dell'apertura anche di più ambiti di competenza, volevo sapere, secondo lei, proprio qual è il valore aggiunto che può portare al progetto l'unione di più esperienze da parte proprio di che sia policy, che sia appunto organizzazioni no profit e gli statistici? Ma insomma, in generale, quando abbiamo affrontato in questo modo dei temi, ne abbiamo beneficiato tutti. E quindi in generale è una scelta di fondo quella di progettare e realizzare queste cose con altri, e quindi questa è la nostra intenzione. Naturalmente poi è a posteriori che si riesce a valutare i contributi eccetera, però insomma a nostro avviso è una modalità vincente. E quanto possono incidere i nuovi dati statistici rispetto magari a un intervento reale e concreto da parte del governo? Questa è una cosa più... Diciamo, naturalmente noi nella nostra missione ci abbiamo non solo sviluppare le competenze, diciamo le conoscenze, ma anche quello di facilitare processi decisionali, supportare processi decisionali che si basino sui dati. Quindi è fondamentale certamente offrire dati rilevanti, tempestivi, di qualità, e saperli offrire comunicandoli, quindi sapendoli presentare e così via. E naturalmente il successo ce l'abbiamo poi quando questi dati sono utilizzati e queste decisioni non dipendono soltanto da noi. Però certamente anche queste vanno messe in campo, cioè in quel discorso del fare insieme eccetera dobbiamo anche sempre coinvolgere i destinatari poi di questi sforzi, quindi diciamo far comprendere l'importanza di queste cose fin dall'inizio nella formulazione del progetto, poi no, di quella deve essere la destinazione. Quindi non possiamo aspettarci di fare anche questo da soli, dobbiamo immediatamente sensibilizzarci. Certo, su questa questione in fondo noi stiamo rispondendo a una domanda istituzionale, per cui diciamo abbiamo già avuto un successo, devo dire Save the Children è stata molto attiva nel riuscire a fare inserire nella legge di bilancio questo elemento. Quindi diciamo questa domanda istituzionale si è già esplicitata, per noi è un lavoro da svolgere, e quindi più che promuoverlo dovremo farlo bene. È chiaro che ci aspettiamo che nel momento in cui l'hanno messo nella legge di bilancio poi intendano utilizzarlo nelle scelte. Allora, innanzitutto buongiorno.
poi volevo un attimo farmi portavoce di un problema della mia fascia d'età o dei ragazzi più giovani, ovvero noi non sappiamo cosa sia davvero la statistica come scienza, perché non si studia praticamente più neanche a scuola. Per noi qualsiasi sondaggio è statistica, invece credo che in realtà sia più complicata, o addirittura molte persone demonizzano la statistica secondo quello che è chiamato il paradosso del pollo, ovvero se io ne mangio due e una persona non ne mangia, ne abbiamo mangiato una a testa e stiamo tutti bene. Quindi prima di creare quella che prima è stata chiamata una cultura del dato statistico per sconfiggere pregiudizi e diversi problemi, dobbiamo prima insegnare cosa sia la statistica, come si potrebbe risolvere questo problema che secondo me è molto delicato. Sì, questa cosa della statistical literacy, insomma in generale di riuscire ad accrescere competenze, poi statistica è una parola che magari uno scappa, insomma diciamo l'utilizzo dei dati, delle informazioni per ragionare, prendere decisioni eccetera, insomma, no, poi la statistica aiuta, però in generale il passaggio da fare è quello di non pensare di essere i primi che hanno un problema, che devono occuparsi di qualcosa e sfruttare l'esperienza degli altri, che sono poi dei dati raccolti, eccetera. Allora, questa sensibilità nell'uso dei dati, saperli organizzare, diciamo, selezionare, validare come utili, eccetera, è il lavoro da fare. Quindi, diciamo, al di là dei metodi, c'è una questione culturale di saper maneggiare, raccogliendo l'informazione che possa essere utile. Quindi poi c'è anche la statistica, però io insisterei su questa curiosità nel confrontarsi con i dati, saperli elaborare per prendere delle decisioni. Poi uno scopre che in quella cosa serve la statistica, però dovrebbe nascere, no, quella curiosità di confrontarsi un po' con delle informazioni diverse, eccetera. Beh, certo le scuole ci dovrebbero dare una mano, con la Società Italiana di Statistica. Società Italiana di Statistica ha fatto tanto storicamente per promuovere queste materie nelle scuole, ci abbiamo tante esperienze positive, devo dire più che i programmi contano gli insegnanti, io questa è un po' la mia esperienza, tante riforme che sono state fatte nella scuola hanno puntato su programmi, organizzazione, poi c'è le persone, no? Quindi poi alla fine i grandi successi, le cose funzionano quando ci sono persone, diciamo insegnanti che incuriosiscono i ragazzi, fanno lavorare e si sviluppano le cose. Questo è un tema importantissimo, questo fatto di non scappare di fronte ai dati, alla parola statistica, e invece essere aperti a imparare a farci conti. E noi siamo protesi in questa direzione, oggi insomma anche questa cosa che stiamo facendo è pensata un po' per farvi conoscere questo mondo. È un mondo che non deve essere visto come chiuso di addetti dei lavori, ma come occasione per fare bene tante cose, insomma. La statistica arrotolata su se stessa serve a poco, diciamo, la statistica è un metodo di studio, e quindi diciamo, va bene se poi viene utilizzata nei campi più disparati, si è sempre sviluppata grazie a questo. Quindi non si tratta di specialisti, ma si tratta di competenze che consentano così studiare, capire, decidere, insomma. Ci sono altre non scappate. Diciamo. Chi è che fa la prossima? Manuel? Devo essere più breve perché mi sa che avete preparato tante domande. Spesso si fa riferimento al termine di georeferenziazione. Che cosa intende? Che cosa significa? Vabbè, qui facciamo professore, è facile. Allora, i dati spaziali possono essere di tre tipi, punti, aree o linee, diciamo, archi, e poi possono essere delle frecce se hanno una direzione o altro. Allora, i punti possono essere definiti attraverso le coordinate geografiche e noi parliamo di georeferenziazione tipicamente quando associamo a un punto nel territorio le coordinate geografiche, due numeri. È questo che si fa automaticamente se uno va in giro, eccetera. Poi invece dei fenomeni non avvengono nei punti dello spazio, ma li misuriamo in aree, no? La densità della popolazione, la superficie, eccetera. Allora in quel caso noi dobbiamo georiferire quell'area. Quindi quando parliamo di georeferenziazione parliamo di associazione a un punto di coordinate geografiche. Quando parliamo invece di aree grandi o piccole dobbiamo darle un riferimento territoriale. E allora le georeferiamo, diciamo, no?
Poi invece quando abbiamo questi archi abbiamo bisogno di due punti o due aree, un punto e un'area per posizionarli. Quindi l'operazione importantissima è quella di riuscire a georeferenziare le unità economiche, gli individui, le persone, le loro attività, in modo da avere una mappa, una pianta di dove siano le scuole, le abitazioni, i servizi e così via. Tutta questa attività è un'attività di georiferenziazione o georiferimento che presuppone l'associazione di coordinate geografiche o... E questo per esempio è importantissimo proprio nello studio della povertà educativa, perché chiaramente dobbiamo anche sapere praticamente in un territorio che cosa è possibile trovare e quindi se effettivamente poi ci sia o meno facilità di accesso alle scuole, facilità di accesso ai centri sportivi, facilità di accesso alle biblioteche in funzione praticamente di dove vivono le persone e di dove effettivamente poi diciamo le cose si trovano, no? La cultura è collocata, no? Pensiamo per esempio a Roma, un conto è vivere a Tor Bella Monaca e per poter andare a visitare il centro storico dover fare chilometri di distanza, superare chilometri di distanza, un conto è per le persone che già vivono all'interno del centro storico e che hanno quindi anche una facilità di fruizione. Queste cose però diciamo di certi appunto delle bellezze architettoniche, storiche e dei monumenti di Roma rispetto a quanti invece vivono nelle periferie. Ma noi questo lo possiamo sapere solo studiando, cioè dove si sono facendo analisi per monitorare per esempio le biblioteche, monitorare i musei, monitorare i centri sportivi e capire anche praticamente chi sono i fruitori e dove vivono i fruitori di questi beni. Penso, no? Professor Alleva, che... Sì, no, georeferenziare significa consentire di comprendere il ruolo che ha il territorio, che esercita il territorio su fenomeni, relazioni tra fenomeni e così via. C'è tutta una parte di statistica spaziale, qui abbiamo il professor Arbia che è uno dei importanti esperti di questa materia, significa disporre, oltre che delle variabili, di questa informazione diciamo collegata dove sono osservate, tra chi sono osservate, dove risiedono e così via. È una cosa importante e permette poi di fare rappresentazioni dei fenomeni su una carta geografica. E proprio in relazione alla geografia del territorio, nella legge di bilancio del 2018 c'è inserito che verranno indicate le zone di intervento preventivo e prioritario rispetto alle altre, e pensando a questa cosa mi è venuto in mente molto il fatto che Napoli per esempio è una zona, cioè una città molto stratificata, mentre invece Milano ad esempio è concentrica. Questa cosa dei dati appunto geografici penso sia anche collegata molto alla questione della povertà educativa. E in che modo ha impatto il dato statistico geografico su questo? No, moltissimo. Oggi c'è un tema città che è insomma ormai al centro un po' dell'agenda, perché tante persone vivono nelle città, perché sono luoghi di pressione ambientale, perché sono i luoghi dei conflitti, delle disuguaglianze, ma anche dell'innovazione, della formazione, della sperimentazione e così via. Ma le città hanno al loro interno delle grandi differenze, e quindi saper leggere le città significa saper leggere i centri e le periferie, e quindi l'informazione geografica è essenziale. Io credo che sulla questione della povertà educativa pensando all'uguale accesso ai servizi e così via, il tema geografico è straordinariamente importante, quindi le informazioni dovranno avere un dettaglio territoriale in grado poi di permetterci di leggere dentro le emergenze. Quindi le emergenze non saranno l'area metropolitana, ma dovremo provare un po' a individuarle in maniera più precisa, anche perché altrimenti è difficile per la politica poi progettare interventi effettivamente efficaci. Quindi questa per noi è una grande sfida, vuol dire riuscire ad avere dati territoriali. Non è semplice. Abbiamo fatto un lavoro grosso per la Commissione Periferie sulle 14 città metropolitane, con un indice di vulnerabilità per aree subcomunali nelle nostre 14 città,
tenendo conto di vari aspetti, tra cui anche qualche aspetto di carattere educativo, sono punti di partenza per un lavoro che va portato avanti. Invece, per quanto riguarda sia appunto questo problema, quello della povertà educativa, ma in generale un po' per tutto, una volta raccolti i dati, una volta rilevati degli indicatori appunto per individuare bene un tipo di problema, come si passa allo step successivo? Ovvero, chi è che poi lavora su questi dati, oppure se chi li raccoglie segue anche l'attività successiva, ovvero come si passa dal rilevare il problema all'agire sul problema? Che penso che venga fatto da altri tipi di realtà, però come avviene appunto il punto di contatto fra questi due tipi diversi di attività, di lavoro? Beh, l'acquisizione dei dati è una questione molto specialistica, riguarda tecniche e quindi ha bisogno di progetti e di competenze specifiche. Come istituto abbiamo scelto proprio di sviluppare queste capacità, queste competenze in una direzione specifica. Questo sia per quanto riguarda le indagini, sia l'acquisizione dei dati amministrativi, la loro infrastrutturazione e così via. E altra cosa poi è naturalmente saper trattare questi dati con i metodi opportuni per raggiungere gli obiettivi conoscitivi. E quindi tipicamente si lavora insieme, ma si possiedono competenze, esperienze specifiche differenti, però certamente in un progetto bisogna tenere conto sia della fase di acquisizione che di trattamento, che di comunicazione e così via, quindi comunque c'è da lavorare insieme. Però in generale, quando parliamo di questioni di una certa rilevanza, in tutto quel percorso entrano in campo diverse competenze, specializzazioni, quindi diciamo non c'è un'attività artigianale in cui si segue tutto da soli dall'inizio alla fine, ma tendiamo a fare questo lavoro avendo adottato degli standard, dei modi eccetera che assicurino non solo la trasparenza delle cose che facciamo, ma anche poi la loro solidità. Posso aggiungere un altro dubbio? E c'è mai stata una circostanza in cui magari i dati numerici offerti da, appunto, dalle statistiche sono risultati magari scomodi e qualcuno ha dovuto far pressione per farli valere come realtà, magari per alcune realtà politiche potevano risultare fastidiosi o altro? Non si è azzardato nessuno a fare una richiesta diretta o indiretta del genere all'istituto, cioè, nella mia esperienza diciamo di presidente. Devo dire che l'istituto non solo per legge è autonomo in tutto ciò, ma è riconosciuto come tale e quindi è un valore per tutti, io credo, che l'istituto sia considerato davvero un ente di ricerca terzo, che quindi poi quando produca quei dati insomma non siano messi in discussione e così via. Poi che diciamo uno possa avere la sensazione che i dati siano comodi o scomodi è un altro discorso, questa diciamo è una cosa che conosciamo assolutamente bene, quindi siamo abituati a come vedere, leggere i nostri dati in modo diverso a seconda delle convenienze legittime, politiche e così via. Allora, poi se non si distorcono i dati fa parte diciamo dei possibili utilizzi magari parziali eccetera, ne soffriamo qualche volta insomma. Però stiamo parlando dell'utilizzo dei dati. Devo dire la cosa peggiore è l'indifferenza insomma, no? Poi alla fine poi se diciamo produciamo per alimentare il dibattito ci sta che poi esce il lavoro, c'è chi ne vede la dimensione piuttosto che delle caratteristiche specifiche dei contratti, dell'età, del territorio e così via. Siamo abituati a questo e per tutto l'istituto l'indipendenza è un grande valore insomma. Ci sono altre domande? No, grazie mille. Allora, sì, grazie a tutti, grazie. Quanti voi.
Noi abbiamo ancora altri due interventi, per chi ha la pazienza di ascoltare io darei la parola a Gabriella che fa vedere praticamente alcune possibili approcci al problema della povertà educativa. Come abbiamo detto all'inizio, praticamente nasce il confronto, va bene, a 360 gradi con diverse esperienze, diversi approcci, e poi dal confronto si sceglierà chiaramente qual è il percorso migliore e quello più efficace per misurare concretamente la povertà educativa. Naturalmente diversi approcci nascono da esperienze diverse e quindi hanno utilizzato anche strumenti e metodi diversi. Gabriella? Sì, sì. Allora mi presento per prima cosa, sono in realtà Maria Gabriella Grassia sono professore ordinario di statistica sociale e giusto per collegarmi ad una domanda a cui ha risposto ampiamente il Presidente, però è stato carinissimo dire c'è il paradosso, c'è chi mangia due pulli, chi non ne mangia nessuno, si mangia un po' la testa, o in realtà questo è passato nella tradizione, ma era Trilussa che è passato alla storia come poeta, ma era uno statista molto famoso, cioè si occupava di politica, che commentava proprio l'operato dei politici in tal senso, dicendo che era tutta una parodia sul dire che i politici utilizzavano male le informazioni per vendere bene il proprio lavoro. In realtà non tutti sanno che la parola statistica deriva proprio dallo studio dello Stato, perché nasce come informazioni che devono essere utilizzate per agire bene come Stato, come collettività, e indirizzare, governare bene il proprio territorio. Quindi la statistica, io dico sempre, nasce con il nascere del mondo, giusto per rispondere ai ragazzi, perché mi è piaciuta tantissima la domanda. E se ci pensiamo, per noi, io che sono cristiana, mi professo cristiana, e per l'Italia che comunque per culturalmente è cristiana, la nascita di Cristo è legata al censimento. Quindi se ci andiamo a riflettere, noi partiamo dall'anno zero con la statistica. Allora tutte le paure che nascono sulla statistica da parte dei giovani sono qualcosa che ci viene trasmesso per ignoranza, e torniamo proprio al concetto di educazione, di essere interessati a leggere le cose, cioè studiare con amore, per volere imparare, per la curiosità di imparare. La statistica fa tutto questo, e quello che vedo è che gli insegnanti non riescono a trasmettere ai ragazzi questo valore. In realtà con Monica noi ci siamo visti a Palermo, ma non ce l'abbiamo fatta proprio a coordinarci gli interventi. Mentre parlava Monica dicevo meno male che non ci siamo coordinate, perché siamo proprio coordinate perfettamente. Se l'avessimo fatto volontariamente non ci saremmo riuscite. Monica, prima che diventasse Monica presidente, io sono stata rappresentante della Società Italiana di Statistica, e rappresentavo proprio la parte di statistica sociale, e in quel periodo facemmo la prima edizione delle Olimpiadi di Statistica. In quel periodo io ho fatto da presidente alla commissione per lo sviluppo della literacy, di cui ha parlato Monica, cioè della diffusione della cultura statistica, che io dico è quello che serve a far innamorare i giovani e far convincerli. Anche quando io ho una figlia della vostra età, parlo con i compagni di classe, alla fine tutti mi dicono: ma l'università, la facoltà di statistica, dove sta? Perché forse è interessante. E quello, far venire, se questa giornata servirà poi ai ragazzi, far venire a voi ai ragazzi di diventare statistici, sicuramente abbiamo fatto qualcosa di positivo. Ok,
Allora, tornando al tema della povertà educativa, che non tornando al tema, è tutto un tema, cioè è tutto collegato, io quello che oggi presento in realtà si collega appunto a quello che diceva Monica, studiare la povertà attraverso dei modelli un po' più complicati. Ha parlato di un approccio model-based agli indicatori e ha parlato di indicatori compositi. In realtà la povertà è definita, io mi sono letta in questi giorni tutti i rapporti sulla resilienza di Save the Children, appena uscito del 2018, bellissimo, e tutti gli studi che sono stati fatti anche da Tor Vergata, e la prima definizione mi è saltato all'occhio perché dalla mia laurea si parlava di multidimensionale. La prima definizione è: la povertà educativa è un fenomeno multidimensionale. E quello che oggi vi presento, ma come veramente un'idea, perché ci ho lavorato su un indicatore composito di povertà, non di povertà educativa, ho cercato di buttare giù un po' i pensieri, e ben si adatta proprio per questo approccio multidimensionale, cioè il fatto che dobbiamo considerare più dimensioni e dobbiamo cercare assolutamente di capire le dimensioni, come tra di loro sono legate e quali sono le dimensioni che sono causa-effetto, allo stesso tempo sono la causa, diventano l'effetto e poi diventano la causa. È vero che la povertà, in realtà gli aspetti fondamentali sono proprio l'educazione e il lavoro, ma questo fa capire benissimo che se aumenta la povertà educativa si trasforma in povertà complessiva, perché è un circolo purtroppo vizioso. Cioè, se io non offro strumenti di cognitivi, educativi, che possano far consentire a quelle che sono le generazioni di oggi un domani di accedere bene al lavoro, perché il titolo di studio è uno degli elementi che proteggono dalla probabilità di povertà, ma se io il titolo di studio, ma in realtà dietro il titolo di studio ci sono proprio tutte le conoscenze, l'aver acquisito conoscenze, competenze, capacità, se io non glielo consento oggi, non guardo perché non glielo consento e veramente come gli do questi strumenti, perché poi siamo in una nazione dove comunque è obbligatorio restare, andare a scuola fino ad una certa età, quindi capire perché pur andando a scuola non si raggiungono dei livelli adeguati, così come ci dicono gli studi PISA dell'OCSE. Un domani avrò persone che hanno una probabilità molto, ma molto elevata di diventare poveri, perché non hanno avuto quella parte che serve ad evitare la povertà, e di conseguenza perché non possono accedere al lavoro, e quindi non avendo lavoro la situazione peggiora. Ma peggiorando avranno bambini e formeranno nuove generazioni che sono in condizioni di disagio ambientale, cioè di disagio familiare che non gli consente di leggere, con problematiche, che quindi genererà tutto di nuovo questo circolo. Quindi veramente è fondamentale capire i driver, quelli che sono noi statistici chiamiamo i driver, quelli che sono gli elementi che incidono sul fenomeno multidimensionale. Quindi l'idea degli indicatori compositi è proprio quello. Io vi ho fatto una diapositiva che non vi spiego assolutamente, vado molto avanti, perché era per dirvi che da molti anni si parla di un concetto di indicatore composito come sintesi di più indicatori elementari e la possibilità di creare un indicatore complesso. Quindi essendoci dei ragazzi cerco di utilizzare termini molto semplici, cioè che sia, che leghi, che sia l'unione di più aspetti tra di loro, è in letteratura affrontato attraverso diversi approcci.
I tre approcci di solito vengono distinti in theory-based, in data-driven e model-based. Model-based c'è un approccio modellistico ai dati dove il calcolo poi dell'indicatore viene effettuato attraverso un modello matematico, che non è qualcosa che sbrana nessuno, lo dico ai ragazzi e lo dico sempre ai miei studenti, ma è uno strumento che invece ci consente meglio di leggere i dati. In realtà noi utilizziamo, ho utilizzato negli anni, ormai saranno una decina d'anni, un approccio per creare indicatori compositi di tipo SEM-PLS, che sicuramente complicato da vedere in un primo momento, ma che consente di creare delle dimensioni al cui interno ci sono gli indicatori semplici, quelli che possono essere gli indicatori come il tasso di occupazione, la percentuale di bambini che vanno all'asilo nido o al contrario in negativo, la percentuale di bambini che non hanno l'accesso all'asilo nido. Quindi in realtà il PLS mi consente di creare delle dimensioni che vedete latenti, cioè una sintesi di tutte le variabili considerate. Questo modello ci consente di capire come ogni dato, ogni variabile, ogni indicatore semplice, perché poi la statistica è complicata, ragazzi, lo dico ai ragazzi che sono là, purtroppo dico sempre, è una cosa drammatica perché la statistica utilizza 20 sinonimi per esprimere la stessa cosa, perché in ambito deterministico questo è un dato che poi diventa un indicatore semplice che utilizzato in un modello matematico è una variabile manifesta perché io lo osservo, perché è un dato reale. In realtà è sempre la stessa cosa, poi a fin dei conti, però lo possiamo battezzare in modo diverso. In realtà questo che vedete, se fate il classico della lettera greca, la xi, è una variabile invece, si dice, latente, non è manifesta, non è qualcosa che io osservo in natura, che posso calcolare semplicemente come tasso di occupazione, ma deriva da un calcolo matematico, da una trasformazione lineare di tutte le singole variabili. Quindi a quel punto io ho dimensioni diverse che vado a cui vado a dare un valore, vado proprio a capire numericamente quanto sono, anche se non le osservo direttamente, e ne capisco i legami tra le varie dimensioni. Questo è quello che molto semplicemente, semplicisticamente fa il PLS. Noi l'abbiamo utilizzato nel 2014 per creare un indicatore composito model based di povertà, andando a vedere quelle che potevano essere le dimensioni, partendo dalla definizione di SEN, logicamente di povertà. E abbiamo considerato più dimensioni per arrivare a stimare l'indicatore complessivo di povertà. La dimensione logicamente del lavoro, la dimensione dell'educazione, la dimensione della salute, la dimensione dei livelli standard di vita, con i rispettivi indicatori anche noti in letteratura. E abbiamo in realtà prodotto una classifica, un ranking delle nazioni che differisce leggermente, dove l'Italia comunque ha, per fortuna, prende un po' di posizioni da quello ufficiale che veniva prodotto nel 2014. In realtà, al di là di avere un ranking diverso, la cosa bella è che si hanno ranking per ogni, sempre fatti in modo sistemico, cioè capendo nei legami, su ogni singolo aspetto, su queste dimensioni che sono latenti, ovvero rispetto al lavoro, rispetto all'educazione, rispetto agli standard di vita e ai livelli di vita.
di ognuno c'è un valore che è proprio un valore medio per le unità osservate ed erano le varie nazioni, e ci sono gli impatti. Torno un attimo indietro, cosa significa gli impatti? Quanto, vedete queste frecce, vengono quantificate tutte queste frecce, cioè quanto il lavoro incide poi su un indice complessivo di povertà, quanto gli standard di vita incidono sulla povertà e così via. Logicamente un impatto maggiore significa che quella dimensione è più importante, e tanto è più importante se ha valori alti. Alti poi dipende sempre se in negativo o in positivo, in questo caso valori alti significa povertà alta, e quindi quanto maggiore la media tanto è più preoccupante la situazione. Quindi è possibile anche creare delle mappe e capire immediatamente, visivamente, valori alti, medie alte e impatti alti sono le aree da tenere sotto controllo, le aree che vengono chiamate critiche. E se vedete l'area critica, sempre, questo in letteratura è noto, della povertà, è l'area del lavoro, quella che impatta sul lavoro. Io cerco di andare più velocemente, questi sono altri esempi di modelli che noi abbiamo creato, stiamo lavorando proprio, l'abbiamo fatto, ho sbagliato la data, questo è 2018, abbiamo presentato la possibilità di creare un indice model based composito sul benessere, l'abbiamo appena presentato al convegno nostro della Società Italiana in Statistica, perciò ho detto la data è sbagliata, è 2018, subito me l'ho resa conto, e ho fatto un ragionamento sulla povertà identico. Sono andata a vedere quelli che sono gli indicatori semplici, cioè quelli che abbiamo detto variabili manifeste che sono presenti in letteratura. Primo sguardo, lo sguardo territoriale. Quali sono le unità di osservare? Le regioni. Cioè io se non ho il livello regionale non ha senso, perché non ha senso parlare e differenziare. Logicamente il livello provinciale sarebbe ancora meglio, sarebbe auspicabile, il livello comunale sarebbe auspicabile, in modo da dare a quelli che sono i nostri governatori, anche i sindaci, degli strumenti operativi, capire a livello del proprio territorio come andare a operare. Quindi questi sono gli indicatori, quelli che servono per l'indice IPE 2016, appena dato nel 2018. E poi ci sono gli indicatori logicamente da fonte PISA riguardo la percentuale di ragazzi di 15 anni che non raggiunge i livelli minimi di competenze in matematica e letteratura, e altri indicatori che riguardano sempre fonte PISA invece le infrastrutture inadeguate, la presenza, la percentuale di aule didattiche senza connessione internet veloce. Sono tutti indicatori in negativo, quanto più alto il valore tanto peggiore la situazione, per cui le dimensioni in realtà le sono cercato negli indicatori di andarle a osservare, e ho accorpato leggermente in modo leggermente diverso gli indicatori, creando quattro dimensioni: deprivazione di servizi pubblici educativi, di opportunità di apprendimento, deprivazione di competenze e risultati, deprivazioni strutturali. In realtà il modello concettualmente dovrebbe essere di questo tipo, viene chiamato gerarchico perché è dal basso verso l'alto, e va a stimare un indicatore che di per sé non ha degli composito complessivo, non ha suoi indicatori direttamente osservabili, ma ha come indicatori sintetici quelli che derivano dalle dimensioni che stiamo osservando, proprio in un'ottica appunto multidimensionale. Quindi questo logicamente potrebbe essere un indicatore ben adatto, che è un indicatore composito e da modello, per andare a stimare la povertà educativa. L'ultima vi salto logicamente, possibili sviluppi futuri. Io con Luciana ci siamo scambiati i file, logicamente non presentiamo i risultati, ma prossimamente ve li presentiamo quanto prima, a settembre, ce la faccio adesso, quanto prima possibile presenteremo i risultati.
È logico che, come diceva Monica Pratesi, le dimensioni sono importanti, cioè io con Luciana ho cercato di mettere le dimensioni, ma capire se ci sono altri indicatori a livello regionale da poter inserire di deprivazione che si hanno su tutte è fondamentale, un ragionamento del genere, e capire le altre dimensioni, proprio perché poi con questi indicatori la posso considerare o non la posso considerare, la posso considerare una variabile mediatrice o moderatrice, quindi non che impatta sulle altre. L'ultima cosa, e chiudo, avendo letto tantissimo anche tutti questi dati a livello alunno, a livello scuola, a livello genitori, ci sono delle scale meravigliose che porterebbero veramente a creare un indicatore composito a livello individuale, cioè partendo non dai dati regionali ma dai dati individuali, con le varie dimensioni che guardano a quel punto i risultati degli alunni, le motivazioni dei ragazzi, le motivazioni dei genitori, e quindi capire realmente poi per studiare in quel caso in positivo, perché l'ho indicato non in positivo ma in negativo, cioè cosa incide sulla performance positiva, cosa incide sui ragazzi resilienti. Cioè, e quello si fa dai dati individuali, quindi logicamente era impossibile anche presentare tutto e saranno gli istituti. Oh, mi sono fatto molto tempo. Io concludo perché credo che siamo insomma veramente soltanto per ringraziare Luciana, l'Istat nel suo insieme per il grande impegno che si sta mettendo sul fronte della ricerca statistica su questo tema nuovo della povertà educativa. Grazie quindi anche alle relatrici che mi hanno preceduto. Ci abbiamo tenuto ad avere anche questo spazio di confronto con i ragazzi, non per folklore, non è quello il tema, ma il senso è quello di fare in modo che gli attori, i diretti protagonisti oggetto di studio, partecipino anche loro in qualche modo alla produzione della ricerca. Quindi è un tema di carattere generale, qui simbolicamente richiamato dal fatto che appunto non i ragazzi, le ragazze, i bambini, le bambine non sono solo oggetto di ricerca, ma sono attori del percorso di ricerca, quindi possono anche condizionare il modo in cui si leggono dei fenomeni. Per esempio il tema degli spazi, io ricordo benissimo in un punto luce di Save the Children, parlando con un ragazzo che diceva: il mio quartiere è un circuito chiuso, più della povertà della mia famiglia conta il fatto che io non ho modo di uscire da qui perché non c'erano mezzi di trasporto pubblici, non c'era. Quindi l'isolamento spaziale, per esempio, era vissuto in maniera più forte rispetto al fatto di avere magari un reddito familiare diverso da quello dei coetanei. È solo un esempio per dire quanto il punto di vista di chi vive direttamente un problema sia importante anche ai fini della ricerca, cioè anche per portare la ricerca sui binari, no? più adeguati e leggere fenomeni nuovi. Lo ha detto il presidente Alleva, abbiamo una grande sfida davanti, credo una sfida per tutte le ricercatrici e ricercatori, e anche una bella alleanza quella tra organizzazioni che si impegnano per la tutela dei diritti e ricerca, il mondo della ricerca, il mondo della conoscenza, il mondo dello studio, cioè un terreno sterminato di ricerca molto nuovo, insomma tutto da esplorare. Quindi anche qui nel workshop di oggi sono emerse tante piste che poi insieme possono farci fare dei progressi, farci fare degli avanzamenti. Quindi davvero grazie a tutti, mi fermo qua.